Qui a ULCS la sede dello Sportello delle Lingue Minoritarie è presso il Consorzio Forestale dell'Alta Valle di Susa. Lo sportello è aperto settimanalmente, 3 giorni alla settimana, si occupa di traduzioni, di produrre materiale per il territorio, di consulenza sulla lingua e sulle tradizioni. In particolare collabora con l'Ecomuseo Colombano Romean, con i vari scrittori che producono letteratura in lingua occitana, sia a livello toponomastico, a livello letterario, quindi poesie o scritti, racconti o testimonianze della vita e delle tradizioni locali, in particolare della cultura contadina. Per quanto riguarda il lavoro dello sportello, oltre che incontri, consulenze, traduzioni, si occupa di caricamento dei dizionari esistenti in lingua occitana del territorio in questo portale, in questo sito, dove si cerca di raccogliere tutti i dizionari esistenti. E inoltre tiene rapporti sia con utenti locali che esteri, per cui abbiamo per esempio una grossa corrispondenza con occitanisti o parlanti lingua occitana del territorio francese, del Limousin o del Brianzonese e con studiosi, per esempio un ragazzo brasiliano ma di origini giapponesi che ha studiato le lingue occitane e in particolare la variante proprio qui di Ulx, che si chiama Yuko Himoro Marcelo, che è stato qui diverse volte e che ha appreso la lingua in un modo incredibile, per cui legge, scrive, parla l'occitano nella variante di Ulx quasi fosse un parlante, che è una cosa molto particolare e molto interessante. E tornerà qui tra l'altro nel mese di marzo per incontrare varie persone parlanti del luogo, perché adesso si è appassionato alle varie differenze, alle varie varianti di frazione, di paese, eccetera. Inoltre ancora lo sportello si occupa della animazione territoriale e quindi del coordinamento con i vari enti per quanto riguarda alcune attività di animazione tipo spettacoli teatrali o incontri in lingua e sulla lingua occitana e le tradizioni locali collegate ovviamente alla lingua occitana. E infine dei corsi di lingua, sia stanziali che itineranti, per cui abbiamo fatto diverse edizioni di corsi di primo e secondo livello, in particolare dedicati per lo più a operatori della pubblica amministrazione, ma aperti a tutti, per cui abbiamo avuto moltissimi partecipanti, in alcuni anni addirittura un centinaio di alunni per corso, quindi sia stanziali qui ad Ulx, a Salvertran, a Bardonecchia, che itineranti, quindi con serate invece sparse su tutti i vari comuni aderenti ai progetti della 482. E l'anno scorso abbiamo tentato anche i corsi online, che stentano un po', nel senso che ci sono alcune difficoltà, soprattutto per alcuni parlanti, al rapportarsi con le nuove tecnologie, ma stanno cominciando a prendere piede.